Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un video un po' diverso dal solito, un po' più chiacchiericcio, dove ci confronteremo, dove voglio assolutamente sapere la vostra opinione, perché è successo, diciamo, uno scoop, se vogliamo dire, nel mondo dell'internet, al quale mi voglio un po' collegare con anche altre cose che magari penso. Andiamo subito al succo, però prima di parlare, specifico che questo video è assolutamente libero, non ho niente di scritto, niente di preparato, assolutamente nulla, perché è un video proprio sfogo, anzi penso che ne farò spesso su questo canale di video sfoghi. Andiamo subito al punto. Un influencer, come li chiamo io, di nome Iconize, se non sbaglio, e Marco Ferrero, penso si chiami in realtà. Allora, cosa ha fatto questo ragazzo? A parte che di gaffe ad oggi non mi sembra che ne abbia fatto solo una, nonostante io non lo segua assiduamente, non sappia esattamente chi è, cosa fa, cioè, o meglio, ho un'idea di cosa fa perché l'ho visto con vari personaggi del web fare video, far cose. Infatti penso che la sua professione specifica sia fare il videomaker o comunque cose simili, e secondo me è anche molto bravo in questo, perché tipo io anche su TikTok lo vedevo spesso, faceva robe strane, effetti belli, e su questo ha tutto il mio rispetto. Però cosa è successo? Questo ragazzo, adesso non so bene i periodi, non so se prima quarantena, penso dopo quarantena comunque, ha fatto un video, un IGTV, dove diceva di essere stato molestato, di aver preso delle botte da dei ragazzi, adesso non mi ricordo bene perché ha anche tolto il video in questione. Io però mi ricordo che l'avevo visto perché all'epoca ancora lo seguivo, l'ho seguito per un mini periodo, poi non valutavo i suoi, diciamo, contenuti così interessanti da continuare a seguirlo, e ho smesso di seguirlo già da tempo. A parte questa parentesi, ha fatto questo video appunto con un occhio nero, piangendo, comunque molto triste, dove diceva di aver preso le botte perché lui è omosessuale e per questo motivo le ha prese. E allora diceva: è assurdo che nel 2020, ancora oggi, non si possa andare in giro, fare perché sennò ti picchiano, eccetera, eccetera. Lui con questo video è diventato virale, è girato, tutti poverino, poveretto, di qua e di là. Salta fuori che molto probabilmente, se non sicuramente, questo video è stato fasullo, l'ematoma che si è creato sull'occhio se l'è creato da solo con un surgelato, prendendo in giro praticamente tutti i suoi amati followers e anche comunque persone che non lo conoscevano, che magari così l'hanno imparato a conoscere, l'hanno amato e seguito di conseguenza, ma soprattutto ha preso in giro gli omosessuali, e gli omosessuali che magari veramente tutt'oggi subiscono queste cose. Infatti si è scatenato l'inferno, pure Barbara D'Urso si è arrabbiata e l'aveva invitato in studio per smentire questa cosa. Lui all'inizio ha detto di sì, poi alla fine ha detto di no. Insomma, non sto qua a spiegarvi troppi particolari perché non mi compete, non faccio parte di chi, di che osa, di che chissà che, e quindi non sono in grado di darvi tutte le varie info precise, perché poi, non seguendolo, non sapendo benissimo com'è andata la questione, non posso spiegarvi la cosa. Comunque, nel caso, se posso, vi lascio qualche video che magari ho visto io su Trash Italiano, che è una pagina Instagram che seguo e che adoro, perché a volte fa ridere, però a volte fa anche riflettere vedendo queste cose. Magari se riesco vi lascio dei video. Se non sapete la questione, se volete capire meglio, volete comunque seguire il discorso. Io non è che ci sia rimasta male perché ho detto: Dio, Marco Ferrero ha detto questa cosa, mi cade un Dio, io lo seguivo assiduamente, che brutto, eccetera, eccetera. Assolutamente no, io non penso questa cosa, e perché comunque l'ho seguito per un mini periodo, perché comunque l'ho conosciuto tramite TikTok, mi era piaciuto, poi comunque frequentava influencer che io già di mio seguivo, eccetera, eccetera, quindi l'ho seguito, però dopo tipo un mesetto neanche avevo già tolto il segui. Però comunque su Marco Ferrero di scivolate non ne ha fatta solo una, cioè comunque se cercate sul web sicuro le trovate anche le altre. Per esempio, una che secondo me è veramente, anche, non dico, non so se è peggio o come questa, perché non saprei veramente classificarle, ma il fatto che lui, quando è scoppiata la quarantena, lui abita a Milano, se non sbaglio, che era il paese dove comunque il coronavirus aveva preso piede subito, in poche parole, che è stata proprio diciamo, la Lombardia la prima regione ad essere stata chiusa, poi dopo qualche giorno anche tutta Italia. Lui praticamente prima, dopo, adesso non so bene le tempistiche anche qua, però è scappato, tipo non so dove, comunque in una città, come
comunque in un paese caldo, non so se i Caraibi, non so dove, cioè lui è scappato dall'Italia e ha fatto un video che, vi dico la sincera verità, io l'ho visto perché forse era anche appunto il mese che lo seguivo, che sono rimasta veramente male perché era un video di lui che rideva, scherzava, diceva no ragazzi io non ce la posso fare a stare chiuso in casa, sono scappato di qua e basta, sono scappato, non ce la posso fare, ok. Allora, tu devi capire che sei un personaggio con tot followers, io non so quanti, non mi interessa neanche saperlo, però comunque gli influencer, una cosa che veramente secondo me a volte sottovalutano è che hanno un potere di appunto influenzare. Cioè comunque ricordiamoci che cosa vuol dire influencer, perché è bello dire faccio l'influencer, faccio quello, faccio quest'altro, però ricordiamoci del peso che si ha ad avere una certa influenza. Cioè, tu devi capire che noi siamo stati tutti chiusi in casa, tu scappi via dando l'insegnamento che è sbagliato seguire quello che dice lo Stato. Può essere giusto come no, nel senso, tu puoi avere tutte le buone motivazioni del mondo per scappare, io non sono nessuna per giudicarti, ma devi capire che ti seguono dei ragazzi, soprattutto secondo me anche giovani, perché se molti come me magari l'hanno visto tramite TikTok, si sa che su TikTok la maggior parte dell'utenza è molto piccola come età. Tu non puoi permetterti di fare un video, di pubblicarlo su Instagram, che lo vedono veramente tantissime persone, per una cosa così grave. Cioè, in teoria, o in pratica, adesso non lo so perché non mi ricordo neanche più, non mi voglio neanche ricordare, era illegale uscire di casa, cioè era praticamente ti facevano la multa solo se tu passeggiavi davanti a casa tua senza un motivo valido, senza l'autocertificazione. Cioè io tra un po' avevo l'ansia di portare fuori l'immondizia perché dicevo, oddio, non si sa mai che mi fa la multa perché a due passi vado lì. E tu addirittura cambi stato, cambi paese, prendi aerei di qua e di là e arrivi da una città che è quella più a rischio rispetto a tutte le altre. Questo è un altro scivolone che ha avuto, per esempio. Un altro che ha avuto, che questo sinceramente l'ho solo sentito un po' così di sfuggita, che lui, e mi sembra la Nasti, Chiara Nasti, anche lei non la seguo, non so bene chi sia, cosa ha fatto nella vita, so solo che vende forse costumi, non lo so, non mi giudicate per questo, non lo so. Loro hanno fatto delle storie dove dicevano se voi ci mandate i numeri dei vostri ex, noi li chiamiamo e li offendiamo. Cioè, allora, io veramente, io capisco che uno possa dire facciamo sto scherzo, facciamo sto, ma ci rendiamo conto che è comunque in un certo senso cyberbullismo, chiamare, offendere persone che neanche conosci solo perché uno ti ha dato il numero. Cioè, insomma, raga, ha fatto cose su Marco Ferrero pur di farsi conoscere che secondo me non vanno bene. Infatti anche ho sentito dire che lui questa storia del pugno l'abbia fatto forse apposta per ripulirsi la persona, insomma, dopo il fatto che è scappato dall'Italia, dopo il fatto che ha fatto queste storie dove diceva mandatemi i numeri, io chiamo i vostri ex e li offendo. Dicono molti che c'è, insomma, c'è questa teoria. Io, raga, non so qual è la realtà, non so quale sia la realtà, non so se ha ragione lui, non so se ha ragione la sua ex amica, che è quella che ha un po' sbandierato tutto in giro. Che allora uno può anche dire anche lei ha sbagliato, perché comunque un'amica sta dalla tua parte, però raga, noi non sappiamo cosa è successo tra di loro, non sappiamo il motivo per cui lei sia stata zitta, a volte noi in amicizia, perché a una persona ci teniamo, certe cose evitiamo di dirle e magari in momenti diversi ci facciamo avanti e poi le diciamo, quindi secondo me giudicare il comportamento di lei o anche il comportamento di lui va bene fino a un certo punto. Detto questo, io noto che l'internet ha un potere bellissimo e un potere bruttissimo allo stesso tempo, ovvero lasciare libertà a tutti di farsi vedere, di condividere, di parlare, di dire la propria. Io penso che al giorno d'oggi essere influencer voglia dire assumersi una grandissima responsabilità. Io, per esempio, ho 24 anni, se magari un influencer che seguo, uno youtuber che seguo, crea una propria linea, a me fa piacere, sono proprio contento per lui come se fosse un amico, un parente, qualcuno che veramente conosco, anche se lui o lei non sanno minimamente la mia esistenza, ok? Però io ho 24 anni e bene o male una testa ce l'ho, anche se a volte può non sembrare, ma una testa comunque ce l'ho, ho comunque un cervello che ragiona da solo, che non si fa abbindolare tutto. Poi ovvio che tutti noi, chi più chi meno, magari si fa influenzare per quell'acquisto, per quello o quell'altro. Io
ammetto che spesso per delle cose mi sono fatta anche influenzare, perché obiettivamente il mondo della pubblicità anche adesso si è un po' trasformato così, cioè ora ci sono gli influencer, le pubblicità in TV così si guardano fino a un certo punto. Comunque ho una testa, nel senso se l'influencer che io seguo fa una cavolata, lo capisco e a seconda della cavolata che ha fatto posso cambiare opinione su di lui, ok? Ma un ragazzino, un adolescente, che soprattutto in quella fascia d'età non si presta tanta, diciamo, attenzione magari anche ai genitori, a quello che viene detto da loro. La maggior parte dei ragazzi adolescenti sono anche ribelli, c'è anche chi magari è tranquillo, pacato e bravi voi, fate benissimo, però ci sono anche quelli un po' più ribelli. Uno che vede una scena del genere di un tizio che se ne va dall'altra parte del mondo, nonostante lo Stato, Conte e chi per loro dicano di non muoversi di casa, cosa prende di insegnamento? Dice: mamma, ma vaffanculo perché devo stare a casa, che Marco Ferrero è andato dall'altra parte del mondo. Secondo me, la maggior parte degli influencer non se ne rendono conto di questo potere che hanno, perché da un lato è bello se sei anche, non so, magari positivo, sei una persona dalla mentalità aperta, fai capire che non bisogna essere razzisti, che non bisogna essere omofobi, che bisogna, che ne so, essere più eco-friendly, tutte le cose, è bellissimo, muovi un movimento positivo. Ma io vi posso assicurare, perché di questo veramente posso mettere la mano sul fuoco, è molto più produttivo, o se vogliamo dire distruttivo, un movimento negativo che uno positivo. Cioè, oppure come, ma veramente di strafalcioni ne sono successi mille su Instagram, perché secondo me la maggior parte di influencer neanche se ne rendono conto delle cavolate che dicono, come quello che sponsorizza, che è andato a fare lo sbiancamento dei denti, che invece ha messo un filtro, e il filtro che ti sbianca i denti. Cioè, raga, ma le basi, questo neanche l'accortezza di fare la storia e togliere la scritta filtro, salvandola, rifacendola e tutto, cioè neanche le basi, veramente. Oppure quella che adesso mi sfugge il nome, mi sembra Stella qualcosa, Stella Maniente che ha fatto il video, adesso non mi ricordo ormai neanche quando, che praticamente c'era il Pride e lei urlava, diceva sti froci, ci vorrebbe Hitler, di qua e di là. E poi dopo piangono, fanno le storie di scuse, oddio mi state massacrando, oddio di qua, oddio di là. Raga, ma vi rendete conto delle affermazioni che si possono fare su internet? Cioè su internet tutto rimane, come il detto, in verba volant, in scripto manent, adesso io latino qua non lo so, non siamo bravi, ma ci siamo capiti insomma. Il mondo dell'influencer a me a volte mi fa un po' paura, a volte mi viene da dire attenzione a chi seguiamo, attenzione da chi ci facciamo influenzare i pensieri, perché finché seguite, che ne so, la persona minimalista che ti insegna a non comprare più del dovuto, a far quello, a far quell'altro, ok, perfetto, magari ti insegna, non dico essere minimalista, ma a risparmiare un po', a valutare l'acquisto, ma magari segui la persona che ogni giorno si concede magari mille sfizi e magari mille borse di Prada, quello e quell'altro, magari ti viene la voglia di dire oddio, ma io non me lo posso permettere, oppure ti viene la voglia di comprare queste cose, ok? Vi ripeto, io che ho 24 anni o comunque dai 20 anni in su, secondo me la gente, non dico che può seguire chiunque, ma ci facciamo poco influenzare, perché secondo me è un'età dove comunque bene o male il cervello è formato, abbiamo una nostra identità, eccetera. A me quello che spaventa sono diciamo, quelli più piccoli, insomma, gli adolescenti o addirittura i bambini, perché ho scoperto adesso che pure chi ha le elementari tra un po' c'ha il telefono se non ha l'asilo, quindi non lo so, io scioccata, ma vabbè. Con questo discorso, tipo, io mi collego al fatto che ho iniziato ad avere un canale YouTube che al momento non mi caga nessuno, ok, ma io perché lo sto facendo? Perché a me è sempre piaciuto condividere, mi è sempre piaciuto dire la mia, come sto facendo in questo caso, mi è sempre piaciuto conversare sulle cose. Io fin da quando sono piccola, fin da quando ho la capacità di pensare, ho sempre detto la mia, anche se magari ero l'unica contro 10, io la mia la dicevo. Non mi ricordo di casi particolari dove sono stata zitta e forse a volte avrei dovuto anche farlo. Io sono sempre stata una che ha sempre detto la sua, perché io, a me piace confrontarmi con la gente, con altre tipologie di pensiero, sempre con educazione. E quindi io è da anni che penso da primo canale YouTube, primo per dire quello che mi va, perché ho il mio spazio, perché mi piace parlare di quello, delle mie passioni, di quello che piace a me,
E mi piace anche condividere queste cose. Magari c'è chi, vedendo una persona che apre un canale YouTube, pensa, e me l'hanno anche detto alcuni, che magari io lo faccio solo perché voglio guadagnare, perché ci voglio prendere dei soldi. Raga, io vi dico la verità. Fare soldi con YouTube o con qualsiasi altra piattaforma comunque richiede del tempo. Cioè, secondo me non esiste un influencer che dall'oggi al domani, a meno che non sei Luis Sal della situazione che fa 1 milione di iscritti in un anno, a meno che non sei lui, fai fatica a guadagnare, a esplodere con poco tempo, o comunque se tu parti già con l'idea che fai quella cosa solo per un ritorno di denaro, secondo me non ha senso, piuttosto vai in fabbrica, ti fai 8 ore ogni giorno e sei a posto. Io lo faccio perché mi diverto, perché mi piace, perché parlo di quello che piace a me, perché sono sincera. Una cosa che mi piace fare, cioè anche quando ero piccola mi facevo i video in camera delle stronzate, oppure andavo a intervistare i miei genitori, mio fratello, mia nonna, andavo ovunque a parlare con chiunque, e anzi tutti mi odiavano perché io rompevo le palle, ovviamente con un cellulare non mio, col cellulare di mia mamma che aveva una fotocamera che faceva 30.000 pixel tutto sfocato, facevano schifo i video, ma io mi divertivo così. Invece io ho visto comunque nel corso del tempo che anche solo la gente che va a Uomini e Donne e vanno in certi programmi dove sei comunque molto alla mercé di tutti, lo fanno la maggior parte delle persone per diventare famose, per avere il fit via della situazione da sponsorizzare. Cioè, io vi giuro, non seguo praticamente nessuno che è andato Uomini e Donne, se non forse Giulia De Lellis o qualcuno, ma adesso non mi viene in mente. Ma non è tanto per screditare Uomini e Donne, che secondo me in sé non sarebbe neanche un cattivo programma, è comunque intrattenimento, come dire Grande Fratello, Temptation Island e compagnia bella, quindi nessuno critica questi programmi, però a volte io critico le persone che vanno in questi programmi, perché si vede proprio che certe, cioè come quella, adesso mi sfugge il nome, Sara qualcosa, che è andata al Grande Fratello solo per farsi vedere, insomma è venuto fuori che era già, che era ancora fidanzata con quello con cui era stata a Temptation Island, infatti lei si è tipo tolta da tutti i social, tutte le varie aziende l'hanno taggata dicendo noi ci dissociamo da quello che ha fatto Sara, di qua e di là. Questo per dire che quello che si fa sul web rimane. Poi che venga scordato in fretta, perché neanche dopo 3 giorni c'è un altro scivolone di un altro influencer, questo è un altro caso. Non so se sto facendo un ragionamento, se sto facendo un discorso sensato, questo lo capirò poi montando il video. Volevo un po' sfogarmi appunto in questo video, perché quello che si fa sul web, come appunto la TV o qualsiasi, però raga, diciamocelo chiaramente, il web a parer mio è molto più potente della televisione, ma molto di più. Primo, perché il telefono volendo ce l'hai ovunque. Secondo, adesso tutto si è spostato sul web, come il fatto per esempio che Barbara D'Urso ultimamente sta intervistando dei grandi influencer o comunque youtuber, persone varie. Perché? Perché fanno scalpore, perché ora tutto si è spostato lì. Però a volte sembra veramente che non c'è più la vera persona dietro a queste cose, sembra quasi che è tutto sponsorizzare, un farsi notare, un farsi conoscere. Perché poi raga, parliamoci chiaro, cioè secondo me è molto meglio farsi conoscere anche più lentamente magari, ma perché piaci come persona, perché magari hai dei bei pensieri, perché magari sei positivo, motivi le persone, o perché semplicemente le fai ridere o fai scoprire qualcosa. Però vi dico che veramente l'influencer, il ruolo di influencer veramente ha il suo peso, e purtroppo sembra che chi lo fa come mestiere non se ne renda veramente conto. Quindi niente, questo è stato un video un po' sfogo, un po' così, un po' per stare insieme, un po' per chiacchierare. Veramente io spero si sia capito quello che volevo dire, comunque ci saranno altri video in merito, ne riparleremo altre volte, ma mi andava di affrontare questo discorso. Detto questo, ci vedremo sicuramente in un altro video. Fatemi sapere se magari vi piace ogni tanto affrontare dei discorsi un po' così, un po' chiacchiericci, un po' che insomma ci confrontiamo e tutto. Vi aspetto quindi nei commenti, aspetto anche una vostra bellissima iscrizione e un mi piace per sostenermi. Detto questo, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!